Benvenuti a questo video nel quale vi voglio presentare come si può usare Microsoft Silverlight in Ubuntu e più in generale nei sistemi basati su Linux tramite questo nuovo progetto che si chiama Pipelight, che vi vado a presentare. Ecco. Piccola premessa iniziale, vi potrebbe sembrare strano così a prima vista che su un canale dedicato particolarmente ad Ubuntu, ma più in generale al software aperto, open source e ai sistemi basati su Linux, dicevo, vi potrebbe sembrare strano che presento un prodotto, uno strumento proprietario come Silverlight. Beh, diciamo che proprio strano non è, in quanto volenti o nolenti, per alcuni siti abbiamo a che fare purtroppo con questo. Con questo prodotto, con questo plugin creato a suo tempo da Microsoft, che sarebbe dovuto essere questo plugin, sarebbe dovuta essere l'alternativa, il concorrente ad Adobe di Adobe Flash per l'interazione web, insomma, per le presentazioni multimediali nelle pagine web. Parlo al condizionale, sarebbe dovuta essere perché in realtà Silverlight non ha mai sfondato, come diciamo così, recentemente diversi progetti di Microsoft che fanno molta fatica a ottenere il successo che Microsoft spera, e così la stessa fine ha fatto Silverlight. Microsoft stessa ha abbandonato questo progetto, che è arrivato a una certa versione e da lì non si muoverà mai più. Tuttavia, scusate, a maggior ragione, non solo perché la concorrenza di Adobe Flash è troppo forte, ma perché oltretutto è stato rilasciato anche lo standard HTML5, che andrà a sua volta a sostituire sia Flash con il tempo, sia a maggior ragione Silverlight, che non si è mai diffuso e non ha mai sfondato, come detto. Ecco, ma allora qual è il motivo per cui sto facendo questo video e state guardando questo video? Il motivo è che purtroppo qualche azienda ha comunque adottato nel tempo Silverlight, finché è stato vivo il progetto. È stato adottato purtroppo da alcune aziende. Ed ora ci ritroviamo come utenti Linux a fare i conti appunto con questa tecnologia proprietaria e non supportata nel mondo Linux. E quindi siamo esclusi, diciamo noi utenti Linux, siamo esclusi dall'uso di alcuni siti e o servizi o parte di essi che, almeno finché le rispettive aziende proprietarie di questi siti non si decideranno a convertire il tutto in HTML5 o chissà altra tecnologia più amica, non, siamo esclusi dall'uso di questi siti, appunto, finché non si decideranno a togliere Silverlight dalle loro pagine. Diciamo che in linea di massima, chi più, chi meno apertamente, le aziende che hanno a che fare, che hanno adottato Silverlight a suo tempo, hanno fatto una specie di promessa di convertire i loro siti in HTML5 o altra tecnologia, però finora, a parte rarissime eccezioni, come per esempio, non so, diciamo YouTube nei confronti di Adobe Flash, Google sta lavorando per sostituire Adobe Flash con HTML5. Ecco, a parte queste eccezioni, diciamo che le aziende non sono andate, almeno finora, molto al di là della promessa, o ci stanno lavorando molto lentamente con priorità molto bassa. Fatto sta che tuttora questi siti richiedono Silverlight e non si vede all'orizzonte nessun annuncio di sostituzione di Silverlight. Ecco che finora, fino a poco tempo fa, era difficilissimo, per non dire impossibile, usare sotto Linux siti, interagire con siti che avessero Silverlight integrato appunto nelle loro pagine. Dico fino a poco tempo fa perché recentemente è nato un nuovo progetto chiamato appunto Pipelight, del quale vedete la pagina principale qui è esposta sotto nello sfondo qua, lo vedete qua. Questo progetto ha lo scopo di, si prefigge di integrare
nei browser, ovvero nei navigatori internet sotto Linux, si prefigge di integrare Silverlight come un semplice plugin, ovvero allo stesso modo in cui usiamo Adobe Flash come plugin nei nostri browser sotto Linux, allo stesso modo questo progetto si prefigge di farci usare Silverlight come semplice plugin. Ecco. Questo progetto appunto è piuttosto giovane, però è già funzionante, diciamo, egregiamente. Ecco. E io l'ho provato, l'ho installato e in effetti funziona come promesso, ovvero si deve fare una certa procedura che ora vi presenterò, si installa il tutto, una tantum, e da quel momento in avanti nel vostro browser risulterà elencato Silverlight come un plugin qualsiasi. E nei siti nei quali appunto Silverlight è integrato, vi verrà chiesto di eseguire questo plugin e potrete interagire appunto con questi siti come fossimo qualsiasi utente Windows o Mac OS X. Ecco. Dicevo appunto che purtroppo le aziende non sembra abbiano molta fretta di sostituire queste pagine con Silverlight e quindi ho deciso appunto comunque di creare questo video, anche se il tema è una tecnologia proprietaria e oltretutto morta praticamente, non avrà futuro Microsoft Silverlight, è un progetto abbandonato. Però il video lo faccio perché, visto i tempi di conversione biblici di questi siti, chi ha necessità o chi vuole comunque usare questi siti troverà comodo o utile conoscere questo progetto che gli può semplificare la vita sotto Linux. Ecco, per esempio, nel mio caso ho a che fare con il sito di Swisscom, che è la nostra azienda, una delle nostre aziende di telecomunicazioni, che ha creato la parte di TV online, purtroppo con il plugin Silverlight. Quindi, se voglio vedermi la televisione attraverso questo sito di Swisscom con i vari canali televisivi, ho a che fare con Silverlight, quindi o non posso usarlo o adesso con Pipelight posso usarlo. Ecco, ci sono anche altri siti naturalmente, tipo la Rai. Ho constatato che la Rai per la sua televisione online usa Silverlight, Netflix, famoso sito di streaming video, anche se sta lavorando una versione HTML5 tuttora usa Silverlight, eccetera, eccetera, alcuni altri siti. Non un'infinità di siti, perché appunto Silverlight, come ho detto all'inizio, non ha avuto un granché come successo, però purtroppo capita che abbiamo proprio bisogno di quel sito che ci interessa e che purtroppo ha adottato Silverlight. Allora, come ho detto, usare Silverlight in un sistema diverso da Windows o Mac era fino a poco tempo fa assai complicato, per non dire onestamente impossibile, quasi impossibile che funzionasse come si deve, o in modo perlomeno decente. Ora appunto è nato questo progetto che si chiama Pipelight e anche se appunto diciamo, la procedura da fare una tantum per installare Pipelight, per renderlo disponibile e funzionante, richiede un certo lavoro, non difficile, ma comunque una certa procedura che adesso vediamo. Alla fin fine, però, ho potuto constatare che poi l'utilizzo è tutto sommato confortevole e semplice. Dunque, come fa a funzionare questo plugin? In realtà, il lavoro di questo team di progetto che ha creato Pipelight come plugin, in realtà è questo plugin è un'interfaccia verso dei moduli creati già in precedenza da un altro gruppo di progetto basato su Wine. Se non avete mai sentito parlare di Wine, andate a questo sito a vedere di cosa si tratta. Vi lascerò poi, come sempre, il link nella descrizione del video. E Wine è, in due parole, appunto uno strato di compatibilità che permette di eseguire dei programmi scritti e compilati per Windows in ambiente Linux. Ecco. E appunto, prima che nascesse Pipelight, era già nato un progetto per creare un browser Firefox fatto su misura per far funzionare il plugin.
il plugin Silverlight. Ecco, e questo però diciamo, era un progetto perfettamente funzionante, che raggiungeva lo scopo, però bisognava usare per forza una versione personalizzata e dedicata di Firefox. Il passo in più che fa Pipelight è quello di liberarci dal dover usare quella versione personalizzata di Firefox e possiamo usare il nostro browser preferito, di nostra preferenza, che sia Chrome, Chromium oppure Firefox stesso, però siamo liberi di scegliere perché installiamo questo plugin e poi ci pensa lui ad interfacciarsi con il lavoro già fatto dall'altro team per far funzionare Silverlight. Quindi il sito dove viene compilato, preparato il pacchetto e gestito il progetto di Pipelight è sulla piattaforma Launchpad di Canonical, quindi, e quindi vicino ad Ubuntu, e il sito principale del progetto è quello che appunto vedete qui sotto nello sfondo. Il link è questo, vi lascio tutti i link come sempre se volete informarvi e leggere qualcosa di più. E la procedura di installazione è la seguente: quindi 1. Spegnere completamente il browser, quindi prima di procedere, spegnete il vostro navigatore internet completamente e apriamo il nostro terminale perché appunto è il modo, secondo me, più rapido di eseguire queste operazioni. È comunque il terminale, se non siete abituati a usarlo. È semplicissimo, io vi metto qua i comandi che dovete semplicemente, che vi troverete nella descrizione del video, ovviamente, dovete semplicemente fare un bel copia e incolla di questi comandi: aperto un terminale, fate incolla nel terminale, date enter, prima volta vi chiederà la password, poi una volta che avete aperto il terminale, se ci continuate a lavorare per un po', la password sarà valida e quindi non ve la chiederà più, e fate le vostre operazioni. Io non le faccio perché le ho già fatte sul mio PC, quindi è inutile che ripeto operazioni già fatte, però vi spiego rapidamente cosa sono questi comandi della procedura di installazione passo passo. Allora, il primo comando serve ad aggiungere un repository PPA, quindi quei repository di Ubuntu dedicati a software al di fuori dei repository ufficiali, e quindi il primo comando aggiungerà questo archivio PPA di programmi, che è quello che contiene, diciamo così, per semplificare, il lavoro che ha fatto il team precedente questo di Pipelight, ovvero quello che ha creato la versione personalizzata e dedicata di Firefox per far funzionare Silverlight sulla base dello strato di compatibilità Wine. E quindi questo è un PPA necessario perché appunto Pipelight si appoggia al lavoro fatto da questo team, quindi su questi programmi, per far funzionare il tutto. Quindi aggiungiamo questo PPA che è la base di tutto. Secondo comando, praticamente identico, ma aggiungiamo un altro PPA che è quello di Pipelight stesso, dove noi troveremo il nostro plugin che andrà ad integrarsi nel nostro browser. Quindi i primi due comandi, semplicemente copia e incolla, enter, confermiamo, aspettiamo che il terminale ci torni il messaggio che ha eseguito l'operazione. Così il nostro sistema conosce, al nostro sistema verranno aggiunti questi due PPA con i programmi in essi contenuti. Poi, per far riconoscere alla nostra installazione di Ubuntu che sono stati aggiunti questi PPA, quindi dei programmi in più, dobbiamo usare anche questo terzo comando. Quindi anche qui la tecnica è sempre quella, molto semplice. Anche se non avete mai usato il terminale, non c'è niente di complicato, seguite queste istruzioni, fate un bel copia e colla, date enter. Se c'è qualche richiesta terminale da rispondere, sì, no, rispondete sì per andare avanti, ovviamente, e aspettate che finisca l'esecuzione del comando. Finire l'esecuzione del comando vuol dire ritrovarsi alla fine dell'esecuzione di nuovo qui al quello che si chiama il prompt del comando, ovvero all'attesa del nuovo comando da eseguire. Questa è la situazione iniziale o finale dopo un comando. Ecco, questa qua, una volta che vi ritrovate di nuovo qui, abbiamo aggiornato il nostro sistema Ubuntu, la nostra installazione. L'abbiamo aggiornata e adesso riconosce che sono stati aggiunti questi due archivi di programmi nuovi, questi
Quindi alla fine di questo terzo comando siamo pronti per iniziare veramente a installare. Questa era un po' la premessa tecnica per poter installare programmi che normalmente il nostro sistema Ubuntu non conosce perché sono nuovi programmi. Allora, adesso passiamo veramente a installare Pipelite. Quindi, come si fa? Installare Pipelite è un altro comando, uno solo semplice, questo qui, sudo apt-get install Pipelite, copia e incolla anche questo, si fa le domande di continuare, sì, no, rispondete sempre sì, enter, aspettate che finisca e una volta finito questo comando abbiamo installato il plugin Pipelite nel nostro sistema. A questo punto possiamo avviare il browser. Quindi avviamo il nostro navigatore internet, nel mio caso qui vedete ho Chromium già avviato sullo sfondo. E al primo riavvio del vostro navigatore internet uscirà questa finestrella. Adesso ve la mostro come screenshot. Ecco, la configurazione di Wine in Home Nicola Wine Pipelite è in aggiornamento, aspetta un momento. Ecco, quindi vi uscirà questa finestrella perché l'installazione del plugin Pipelite implica che prima di poter funzionare deve esserci una configurazione automatica dello strato di compatibilità per i programmi Windows chiamato appunto Wine di cui abbiamo parlato prima e questa finestrella starà lì per qualche istante, lasciatela pure lavorare, non toccate nulla, il vostro browser è aperto e in sovraimpressione avrete questa finestrella. Ecco. Dopo qualche istante appariranno altre due finestre assieme a quella che abbiamo appena visto, alle quali noi possiamo rispondere tranquillamente a nulla perché non ci servono queste richieste di installazione, ovvero adesso ve ne ho aperto la prima delle due che si aprono durante la prima configurazione. E piccola parentesi, quello che vedete qui è una tantum. Quindi non è che tutte le volte che aprite il browser d'ora in avanti vi uscirà questa finestra, poi questa, poi un'altra. No, è una tantum. Succede che questa finestra, la prima qui, può uscire ancora per qualche istante se vi arriva un aggiornamento di Pipelite, ovvero se il team di progetto prosegue e rilascia una nuova versione del plugin, questo viene installato a nuovo. E la prossima volta che aprite il browser vi uscirà di nuovo questa finestrella perché ci sarà una riconfigurazione per adeguarsi alla nuova versione del plugin Pipelite. Se no, quello che vediamo adesso è una tantum. Tutta questa procedura la fate una volta sola e poi siete a posto. Dicevo, dopo qualche istante, la prima volta che si configura questa finestrella, ne uscirà anche un paio d'altre, di cui una è questa che vi chiede di installare dei pacchetti mono eccetera eccetera, insomma non stiamo neanche lì a leggere cosa c'è scritto in queste finestre perché facciamo semplicemente annulla. Ecco, non installa perché è superfluo, non ci serve per il funzionamento, ma facciamo annulla, non installiamo software per nulla, quindi cliccate annulla. Dopo qualche istante uscirà un'altra finestra molto simile però che chiede di installare un altro modulo e anche qui cliccate annulla. Alla fine aspettate che poi la finestra iniziale, quella che conta per noi, di configurazione di Pipelite, sparisca anche lei. Una volta sparite tutte queste finestrelle qui in grigie, siamo a posto, Pipelite è installato. Come facciamo a verificare se si è installato correttamente? Per quanto riguarda specificatamente il browser Chromium, che è quello che uso io, c'è una pagina speciale di quelle particolari dedicate a informazioni tecniche del browser che si chiama About due punti plugins che ci mostra l'elenco dei plugin installati nel browser. Ecco, io l'ho già aperta qui. Vabbè, Chrome plugins, vedete che ci sono dentro elencati, ci ritroviamo elencati tutti i plugin installati nel mio browser in questo momento con tutti i dettagli. Se andiamo verso il fondo, vediamo che abbiamo ovviamente il plugin Flash di Adobe, eccolo qua, e alla stessa stregua in fondo, eccolo qua, Silverlight plugin, vedete? Appare esattamente come fosse il Flash di Adobe, un altro plugin, vedete qua con tutti i suoi dettagli, Pipelite, eccetera, eccetera. Sono
Scusate, ecco, se si vede una situazione come questa, ovvero con Silverlight scritto in questo modo, vuol dire che è attivo e che è corretto. Vedete, c'è anche l'opzione per disabilitarlo se non lo vogliamo attivare, eccetera. Siccome tutti i plugin in ambito Chromium si può disabilitare singolarmente il singolo plugin oppure no. Comunque questo vuol dire che l'installazione è stata corretta perché ci sono tutti i dettagli del plugin. Ecco, non fosse così, si vedrebbe un errore tipo Silverlight plugin, un messaggio di errore. Ecco, adesso non ho ripreso scritto qui esattamente cosa viene esposto come scritta, però non si vedrebbero questi dettagli del plugin, ma si vedrebbe solo la scritta Silverlight plugin, errore di caricamento, qualcosa del genere. Ecco, comunque lo si nota la differenza, c'è un errore, lo si nota. Un errore vuol dire che può essere andato storto qualcosa nella configurazione di questa finestrella. Ecco, quando esce questa finestrella fa un certo lavoro dietro le quinte. Se non è andato tutto correttamente quel lavoro lì, non parte correttamente il plugin, non viene caricato correttamente. Ecco, come si può fare a risolvere questa situazione? Si può spegnere nuovamente completamente il browser e andare nella propria home, nella propria cartella home, visualizzare i file e cartelle nascosti e cancellare questa cartella, oppure usare semplicemente questo comando in un terminale, di nuovo nel terminale. Quindi copia senza le virgolette, copia, incolla, enter e vi cancellerà semplicemente dalla vostra home questa cartella, che ve la posso anche mostrare qua, così vedete di cosa stiamo parlando. Mostrare i file nascosti, che vi ricordo è qua l'opzione mostra file nascosti. Andiamo a cercare puntino, perché è una cartella nascosta, questa cartella che si chiama winepipelite, eccola qua. Questo comando non fa nient'altro che cancellare questa cartella. O lo fate col file manager come qui, praticamente schiacciate delete e la cancellate, oppure usate questo comando nel nostro terminale. Ecco, una volta fatto ciò, possiamo riaprire il browser e quindi cosa succede? Riparte questa configurazione. E ve lo dico per esperienza, io sono dovuto passare attraverso questo doppio giro per farlo funzionare. La prima volta mi è uscito un errore, la seconda volta ho cancellato la cartella e l'ho fatto rifare e finalmente il plugin si è caricato correttamente. Quindi non so se sia frequente o meno il presentarsi dell'errore al primo giro, diciamo così. Comunque la soluzione è far rifare lo stesso giro praticamente. Una volta che è riaperto il browser e vediamo che appunto il plugin è caricato correttamente, è attivo quindi nel browser, è disponibile come lo si vede qua, posso anche spegnere questa scheda, possiamo passare a testare con qualche sito se funziona effettivamente questo plugin Pipelight. Ecco che sul sito qua del progetto ci sono un paio di link, sono questi che io vi riporto qua, che permettono appunto di verificare se il plugin funziona correttamente. Ecco, il primo sito è questo qua che vi mostra, quando lo aprite, vedete diciamo il simbolo tipico, almeno in Chromium, non so se in Firefox sia identico, il simbolo tipico dello spazio occupato da un plugin che però non è partito, perché caratteristica interessante dell'installazione è che questi plugin, diciamo così, un po' estranei, non vengono fatti partire, perlomeno nel browser Chromium, direttamente, non vengono eseguiti senza che voi non gli date il permesso praticamente. Quindi vi viene presentata la pagina con lo spazio dedicato al plugin Silverlight. Vedete, vi dice qui c'è una parte della pagina che richiede il plugin Silverlight, e qua sopra, nella barra sopra, vi dice
lo vuoi eseguire sempre per questo sito oppure questa volta? Ecco, io, vabbè, dipende dalla frequenza con cui usate il vostro sito con Silverlight, però io consiglio di dire eseguilo questa volta, così ogni volta potete decidere senza tanti problemi. Quindi se io premo il pulsante eseguilo questa volta, il plugin fa partire Silverlight. Ed ecco, vedete che se è tutto corretto, questo primo sito di test vi mostra delle palline che girano dentro come fossero in una scatola. Qui si può anche interagire, si possono aumentare le palline, si possono anche diminuire le palline, si può stoppare il movimento delle palline oppure farle partire. Vedete, vuol dire che questo funziona perfettamente. Silverlight 2, test di animazione, funziona. Un altro sito che è un po' più complicato di questo è un sito che mostra un video, eccolo qua, vedete che è un po' più grande il pannello che occupa l'area nella pagina di Silverlight, e qui facciamo lo stesso metodo di lavoro, diciamo esegui questa volta il plugin. Ecco, vedete che qui parte un caricamento del video, il quale video poi dovrebbe partire, ma vediamo che il tutto si ferma a questa animazione di caricamento al 100%, ma non prosegue. Ecco, questa è una particolarità che vi devo ancora spiegare affinché possiate con la maggior probabilità di successo possibile usare il vostro sito. Ovvero, purtroppo Microsoft Silverlight funziona solo con dei browser che lui riconosce come tali, come dire, compatibili con lui, o non so bene come dirlo. Comunque, non tutti i browser che si presentano al plugin vengono riconosciuti, e quindi Silverlight non funziona con tutti i browser che gli si presentano. Non per tutti i siti vale questo discorso. Infatti, come avete visto, qui funziona, quello che abbiamo visto prima delle palline, questo qui funziona, possiamo anche chiuderlo che non ci serve più. Mentre quest'altro sito già non funziona. Cosa succede? Cosa possiamo fare? Allora, se i siti non funzionano, quindi se non ottenete un risultato, ci sono due motivi. Uno, o Pipelight non è ancora in grado di far funzionare quel particolare sito, perché come ho detto è un progetto giovane, non è detto che tutti i siti funzionino, funzionino già. Ma da quello che ho provato io, buona parte, ne ho provati due o tre e funzionano, quindi è già buon punto per me Pipelight. Però un motivo potrebbe essere che comunque non ce la fate perché non funziona ancora. E il secondo motivo più probabile è che appunto Silverlight non riconosce il browser in uso, e quindi dobbiamo aggiungere al nostro browser un'estensione che è poi un add-on Firefox oppure un'estensione in Chrome Chromium che si chiama User Agent Switcher. Che cos'è? Non è una cosa esotica, ma è un'estensione, un modulino che permette ad un browser di cambiare la sua identità, di far finta di essere un altro browser. Ecco, non è una cosa strana da hacker o chissà che cosa, ma questi user agent switcher vengono usati dagli sviluppatori dei siti web per testare le loro applicazioni con diversi browser senza avere effettivamente a disposizione diversi browser. Quindi loro usano il loro browser preferito, ci aggiungono un user agent switcher che gli permette di far presentare al sito che stanno sviluppando il loro browser una volta come fosse Firefox, una volta come fosse Internet Explorer, una volta come fosse Chrome, una volta come fosse Chromium, una volta come fosse Opera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è semplicemente un trucco per usare un browser solo e farlo presentare ad un sito web come se fosse un altro di volta in volta. Ecco. Quindi, come vedete qui nello sfondo, questo sito non funziona con Silverlight presentandosi come Chromium per Linux. Non funziona, c'è niente da fare, vedete? Non funziona. E allora, così
Cosa facciamo? Ci aggiungiamo al nostro browser, nel mio caso Chromium, un'estensione che faccia da User Agent Switcher. Ok? Procediamo, quindi installate a piacere uno dei seguenti User Agent Switcher per Chrome Chromium, ve ne presento un paio, non è che bisogna star lì a cercare fra decine e decine di queste estensioni, queste qui sono un paio che funzionano. E ve ne metto anche un link di una per Firefox, in modo che abbiate per chi usa Firefox anche un'opzione per Firefox. Come sempre trovate tutto nella descrizione del video, quindi basta facciate clic e vi trovate nell'estensione di turno che volete aggiungere. Ecco, dico a piacere perché uno potrebbe preferire un User Agent Switcher rispetto a un altro. Io ho installato uno dei due, che è quello che preferisco, ed è questo. Allora, nelle estensioni si chiama proprio, guarda un po' che caso, user con tanta fantasia, User Agent Switcher 1821. Vabbè, la versione attuale è quella lì. Ecco, io ho installato questo. Una volta installato questo User Agent Switcher, cosa succede? Che appare questa iconcina qua in alto a destra, la vedete qui, User Agent Switcher. Ecco, appena installato dobbiamo fare una cosina se già non è presente, eh? Quindi voi installate il vostro User Agent Switcher che vi presenta, così ve lo mostro, vi presenta parecchie opzioni, vedete qui, parecchie opzioni di browser, sia anche addirittura di versioni di browser per gli smartphone mobili, vedete? Una sequela di tipi di browser che voi potete impostare, quindi vuol dire che nel mio caso il mio Chromium potrebbe presentarsi come un Chrome per iPhone, così come un Internet Explorer 7. Basta che io clicco sulla specifica pagina, scusate, sulla specifica voce di User Agent, quindi io posso anche presentarvi come browser Opera per Windows. In questo momento il mio Chromium, quando va a richiedere una pagina di un sito, si presenta come Opera per Windows, eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo, avete capito, è semplicissimo. È proprio uno switcher, quindi un interruttore. Il default vuol dire che Chromium resta Chromium, quindi è come se non avessi, se non usassi il User Agent Switcher. Quindi il default è neutro, senza usare nessun trucchetto, diciamo. Mentre tutte le altre voci appunto fanno in modo che il mio Chromium faccia finta di essere un altro browser o un'altra versione di browser. Ecco. Dicevo, c'è da aggiungere un tipo di browser se già non è previsto nel User Agent Switcher che scegliete di installare. Se già non è previsto, è meglio che aggiungiate una voce specifica. Perché? Perché si è constatato che impostando come User Agent Switcher una voce Firefox versione 15 per Windows, chissà poi perché il plugin Silverlight funziona meglio che con altre versioni di browser. Quindi, malgrado che lo User Agent Switcher vi presenti, che ne so, sono una ventina o di più tipi di browser, fra tutti questi c'è comunque il Firefox versione 15 per Windows che viene riconosciuto meglio sui vari siti da Silverlight. Non lo so perché, questo non so dirvelo perché. L'importante è che funzioni, quindi lasciamo stare. Ecco, se appunto nell'installazione di questa estensione non è previsto questo specifico switcher per Firefox 15 su Windows, lo possiamo aggiungere. Come? Ecco, specificatamente per lo switcher che io ho scelto di installare, si fa tasto destro, opzioni, e vedete che qui sono presentati tutte le varie categorie, i gruppi di browser con i vari switcher già previsti dall'installazione. Andiamo in Firefox, quindi nel gruppo Firefox. Io ho già aggiunto il Firefox 15, quindi non lo riaggiungo, però se volete farlo voi dovete semplicemente fare un bel copia e incolla di questa riga, senza modificare nulla, copia e incolla di questa riga, e fate clic su New User Agent. Quindi voglio creare un nuovo switcher User Agent, faccio clic, gli metto il nome Firefox 15 per Windows, qui faccio incolla della mia riga, faccio save,
E vedete che, boh, adesso naturalmente ho fatto una stupidaggine, comunque ho aggiunto questo nome casuale all'elenco del sotto il gruppo Firefox dei browser Firefox. Quindi, volendo scegliere questo, mi presento come questo tipo di browser, questa versione. Adesso qui remove per rimuoverlo, si può anche editarlo se si vuole modificare e vi aggiungete questa voce. Questo perché, diciamo così, è la versione di browser con la quale vi presentate ai siti, con la quale avete la maggior probabilità che vi funzioni. Ecco, non è detto che con altre versioni di Firefox o di Chrome non funzioni, o di Explorer non funzioni, però con questa andate, diciamo così, sul sicuro, quasi sul sicuro. Ecco. Una volta impostato, quindi anche questo è un'operazione da fare una tantum, avete messo la vostra voce. La potete scegliere. A questo punto attiviamo lo user agent per vedere se è vero quello che vi ho detto, cioè che funziona, questo sito funzionerà presentandosi come Firefox versione 15 per Windows. Quindi invece del default, cioè di Chromium, faccio finta di presentarvi come Firefox versione 15. Quindi la pagina in sé non cambia granché, si presenta come prima, lo spazio del plugin, dico eseguilo questa volta. Ecco, vedete che adesso presentandosi con Firefox come fossimo Firefox 15 per Windows, vedete che il plugin, ecco, facciamo un po' di spazio, ecco che il plugin a questo punto parte, funziona veramente. Noi possiamo fare clic e vedete che parte il video come previsto, come fossimo su un PC con Windows o Mac OS X. Voilà, vedete, funziona perfettamente. Se faccio tasto destro, vedete che appare il menu contestuale Silverlight e mi presenta anche la finestra di configurazione del plugin, così come fossimo appunto sempre su un altro sistema operativo. Questa è una pagina presentata dallo strato di compatibilità Wine. In realtà questa sarebbe una finestra, un dialogo Windows, e vedete che Silverlight in esecuzione 5.1 o quello che è, insomma la versione ultima che è stata creata. E vedete che funziona perfettamente. Qui posso interagire con i pulsanti, fermarlo, metterlo a pieno schermo, rimpicciolirlo, eccetera, eccetera. Vedete che funziona perfettamente. Quindi avete visto che con l'user agent switcher, si può fare in modo che un sito che senza questa opzione non funzionerebbe, in realtà funziona. E questa è, diciamo, una complicazione ulteriore in più. Fortuna che questo giro è da fare una tantum, poi una volta che l'abbiamo a disposizione sappiamo che è impostato e funzionerà. E per tornare all'uso normale del browser, naturalmente da Firefox 15 torno a default con l'estensione attiva e sono a posto. Ecco, nota finale di questo video. Se per un qualsiasi motivo ci si accorge che avendo questa estensione attiva dello User Agent Switcher, che ne so, la navigazione web normale rallenta oppure si altera la visualizzazione di alcune pagine, non lo so, per un qualsiasi motivo ha un influsso negativo questa estensione che appunto simula altri tipi di browser che non sia quello nativo nostro, è pur sempre possibile, ovviamente, questo lo saprete anche voi, disabilitarla temporaneamente, cioè non disinstallarla, ma disabilitarla, così è come se non esistesse l'estensione e vedete che a questo punto il browser è come prima, cioè come prima dell'installazione. Adesso a questo punto è tornato normale. E voilà. Siamo a posto, credo di aver detto tutto. Spero che
a qualcuno possa tornare utile tutta questa trafila di passi tecnici anche da terminale, spero di non aver spaventato nessuno. Comunque, ecco, questo è quanto bisogna fare ad oggi ed è già, diciamo così, una procedura semplice rispetto a quella che bisognava fare in precedenza. Questo è quanto bisogna fare ad oggi per poter usare Microsoft Silverlight anche in sistemi Linux. Mi rendo conto che potrebbe anche sembrare non semplice, però fidatevi, prima era molto molto peggio, oltretutto che non era per niente garantito che funzionasse. Qui se non altro qualcosa funziona. Ecco, a chi serve può tornare utile. Con questo ho concluso, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!